frati. E quella cappella, e questa è la prima sua costruzione di San Massimiliano. Si finiva dove ci sono le macchine. Ale, ma 16 stycznia, dzień 16 stycznia 1945 roku, dzień przed wyzwoleniem Warszawy w czasie II wojny światowej, Rosjanie zbombardowali. Invece guardate come è capitato che nell'ultimo giorno della seconda guerra mondiale, quando i russi hanno bombardato anche Nipokalano, sapete perché c'era la fine guerra nel 1945, le bombe sono cadute anche in questa parte che hanno distrutto e di la quella... bomba urbava casa. E una bomba proprio l'ha tolto una parte del monastero. E così è rimasto. Braccia fino. Niedobudowani. I frati non volevano poi ricostruire. Ale wtedy zginęło sześciu braci. Ma in quel momento sono morti sei frati. Tutaj było trzech braci piekarzy. Le messe quando viene qualcuno come voi. Ale nie dla was. Ma non solo da noi. Wy macie na zewnątrz. Nie scherzo. Ale mi dice, ale voi no, perché mia amica mi dice possiamo e poi no, voi no, sono fuori, ma vedi come mi fa. Andiamo. Santuario di San Massimiliano. Santuario di San Massimiliano Maria Colbe. 92 anni. Si sente. Allora entriamo dentro, tanto uno innamorato di Maria, cantiamo, entriamo dentro per salutare qui. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Bardzo jesteśmy Tobie wdzięczni za to, że możesz tę grupę, która przybywa z różnych stron Italii, że możesz ją poprowadzić. Zaczynamy naszą niezwykłą pielgrzymkę w trudnych sytuacjach, bo oto Italia znajduje się w trudnym kryzysie, również rządowym i ekonomicznym. Ale dziś przychodzimy tutaj, tu do Matki Najświętszej, do świętego Maksymiliana, który tylu biednym pomagał, aby właśnie on przyszedł nam z pomocą. Il cuore io l'ho detto che stiamo venendo qui in questo posto dove è vissuto San Massimiliano Maria Colbe, che ha costruito questa cappella, il prima città di Immacolata a Nipokalano. Siamo venuti di chiedere per Italia, per le famiglie, per nostre intenzioni, a quelli che hanno chiesto, pregate per noi. Ma soprattutto chiediamo Maria Santissima, nostra Regina, oggi lodiamo lei come regina, ma sono felice che da qui partiremo verso Vilnius, dove Gesù misericordioso, e già vediamo qui immagine di Gesù, confido in te, guardate quella che la prima originaria si trova a Vilnius. Jestem bardzo szczęśliwy, że widzę przy ołtarzu ten wizerunek Jezusa miłosiernego. Jezu, do kogoż pójdziemy? To jest wizerunek Jezusa tego wileńskiego, gdzie pielgrzymujemy. Anche in questo momento, iniziando il nostro percorso, voglio chiedervi la preghiera per quelli che oggi sono stati colpiti dalla scossa elettrica, durante fulmine, ha toccato 22 persone, tra cui sono già attualmente morte tre persone, un giovane di 12 anni. E adesso stanno lavorando in montagna a portare proprio questi, che speriamo che non muore nessuno più. Pomódlmy się jeszcze teraz, nim rozpoczniemy, za te wszystkie intencje, ale szczególna za tymi, którzy zostali teraz porażeni piorunem po 14 godzinie właśnie na Giewoncie, w różnych miejscach Tatr. Są 22 osoby poszkodowane, 3 osoby zmarły, i między innymi 12-letni chłopiec, który długo był reanimowany właśnie na Giewoncie. Chcemy ich polecić. Modlimy się my tutaj już w Niepokalanowie za tych, którzy tragicznie zginęli.
ale za tych, którzy są tam teraz, przeżywają tę tragedię. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Maria Regina della Pace, San Massimiliano Maria Colbe, San Giovanni Paolo II, San Charles Macluff. Massimiliano, che questa è una copia qui, ma originale vedrete a Vilnius. Immagine che è stata fatta perché Santa Faustina diceva: il Signore ha voluto questo, è così come vedeva Gesù, preparava immagine. Questo luogo dato il cibo d'aiuto. Sì. Padre viaggiava con lo stensorio, ma c'è anche la macchina con quale viaggiava Giovanni Paolo sulle strade. Viaggiava Giovanni Paolo. A poi nel 1983. Nel 1983, venuto in Polonia per il congresso eucaristico, allora Giovanni Paolo, vedete, qui era in ginocchio e lo stensore era davanti, con quella macchina stavano portando mezzo la gente. Ma una reliquia, vero? Le foto vedete là. Adesso vedete le macchine, qui c'è la sedia del parco. Guardate, quando ogni volta si parla del martirio, di questo è coraggio, coraggio. Allora, una cosa molto, molto per capire, no?